Poracci, bravissimi che siete riusciti a riconoscere Giants Citizen Kabuto, una piccola perla purtroppo dimenticata da molti. Ma soprattutto complimenti al vincitore più veloce di tutti. Stavolta però ne sono sicuro, nessuno di voi saprà dirmi il titolo del gioco. Non sto scherzando, si tratta di una produzione abbastanza importante di qualche anno fa. Di più non posso dirvi e siate precisi nei commenti, mi raccomando. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza un briciolo di professionalità. Anche oggi tantissime notizie, in una puntata non solo ricca, ma che definirei anche emotivamente provante. E sì, questa volta non mi sono dimenticato la scenetta a fine video, lo giuro. Prima di iniziare quindi, mi raccomando, fate tutte quelle cose che un poraccio provetto sa di dover fare. Anche solo mettere like è un gesto che mi dà un aiuto incredibile. Se poi volete finanziare direttamente la realizzazione di questi video, potete abbonarvi al Patreon, il Patreon dei Poracci. Trovate il link in descrizione. Iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. La settimana scorsa abbiamo parlato dell'approdo di Bravely Default 2 su Steam e oggi sappiamo qualcosa in più sui dati di vendita del JRPG di Square Enix. Il porting sembrava infatti un passaggio necessario per Bravely Default 2, che pareva non fosse riuscita a vendere chissà quali cifre astronomiche. In una press release giapponese di Square Enix è stato però indicato come il gioco si sia già avvicinato al milione di copie totali in meno di un anno, raggiungendo per ora le 950.000 unità vendute, meno di Octopath Traveler, ma decisamente bene se si va a guardare lo storico della serie, dove il primo capitolo per 3DS ha venduto 1 milione di copie in totale dalla sua uscita, primato che verrà certamente battuto da Bravely 2 una volta che sbarcherà anche su PC. Naughty Dog è al lavoro sul nuovo gioco multiplayer standalone, che avrà un forte taglio cinematografico simile a quello dei blockbuster single player del calibro di Uncharted e The Last of Us. A confermarlo è stato lo stesso studio che ha pubblicato numerosi annunci di lavoro riguardanti il progetto. Molto probabilmente si tratta dell'espansione multiplayer Factions di The Last of Us Parte 2, vociferata per lungo tempo, che ha assunto una nuova forma e ora è pronta a presentarsi come un titolo standalone. Sarà interessante vedere se Naughty Dog riuscirà a tradurre il suo talento nel confezionare esperienze story-driven di alto livello nelle dinamiche di un multiplayer online. In casa Sega, invece, sembra si stia per scatenare un bel terremoto. Il leggendario sviluppatore Toshiyori Nagoshi sarebbe in procinto di lasciare la casa del Riccio Blu per unirsi ai ranghi di NetEase, gigantesco publisher cinese rivale di Tencent. Nagoshi non solo è il creatore di popolari serie come Monkey Ball e Yakuza, ma negli oltre 30 anni di lavoro in Sega ha messo la firma su una quantità di capolavori impressionante. Il suo contributo ha reso possibile titoli come Segarelli, Shenmue, Virtua Fighter e anche F-Zero GX, una perla del GameCube. Si tratterebbe di una perdita incredibile per Sega e un vero colpaccio per NetEase, che proprio come Tencent punta sempre di più a espandere il suo dominio sul mercato acquisendo figure chiave del mondo videoludico. Che ne sarà di Yakuza? Nagoshi finirà a lavorare su progetti free to play? Speriamo di no. Ma passiamo alle notizie del giorno. Il papà di Super Smash Bros., Masahiro Sakurai, è stato recentemente ospite di Katsuhiro Arada nel suo podcast. Sakurai e il creatore di Tekken hanno discusso a lungo sul loro lavoro e da questa intervista sono uscite diverse chicche niente male. In particolare quando Sakurai ha ricordato uno dei giochi più amati dal suo pubblico, Kid Icarus Uprising. Il game designer ha ricordato infatti quale sia stata la motivazione nel ripescare un IP ormai dormiente per creare un gioco decisamente anomalo sia nei confronti del classico Nintendo sia rispetto a quanto si era visto fino a quel momento su console portatili. L'esigenza di creare Uprising nacque proprio dalla popolarità della linea Touch Generations su DS. Con questa etichetta si indicavano software di facile approccio, perfetti per sessioni mordi e fuggi. Brain Training ne è un perfetto esempio. Visto che la popolarità di questi titoli non accennava a diminuire, Sakurai si prese il rischio di concepire qualcosa di completamente opposto al trend, inaugurando la stagione del 3DS con un gioco che puntava a essere un'esperienza profonda e completa. Il gioco, ancora senza un titolo, avrebbe preso la forma di un third-person shooter per sfruttare le potenzialità del 3D offerte dal 3DS. L'IP di Kid Icarus fu ripescata solo in seguito. L'idea di creare delle battaglie contro nemici giganteschi nacque poi dalle limitazioni della console, che con uno schermo così piccolo rendeva praticamente impossibile distinguere con chiarezza due avversari delle stesse dimensioni. L'approccio di Sakurai
fu non convenzionale e decise quindi di andare a colmare un vuoto, un settore non coperto da altre produzioni, l'ennesimo testamento della genialità di uno dei game designer più importanti degli ultimi 20 anni. Peccato solo che, nonostante le richieste, sembra ci siano veramente poche speranze di vedere un seguito di Uprising. Voi lo ricordate questo recente classico per 3DS? Recentemente abbiamo parlato della nuova revisione di PlayStation 5 messa in vendita da Sony, per ora solo nel mercato giapponese e australiano. Lo youtuber Austin Evans ha scoperto una modifica importantissima all'interno del modello Only Digital, che va ben oltre il semplice cambio della vite dello stand. Come riportato dal manuale giapponese, infatti tra la nuova revisione e il vecchio modello ci sono ben 300 grammi in meno di peso. Cosa è cambiato all'interno della struttura della console? Beh, a quanto pare Sony ha riprogettato interamente il sistema di raffreddamento e le modifiche più evidenti si vedono a occhio nudo, osservando la forma, il materiale e le dimensioni del dissipatore centrale. Una mossa pensata chiaramente per ridurre i costi di produzione, ma che porta a delle differenze non da poco. Evans ha infatti notato come la temperatura interna della console sia in media più alta di 4-5 gradi centigradi rispetto al modello commercializzato fino ad ora. Nulla di apocalittico, ma è un cambiamento che sul lungo andare potrebbe portare i suoi problemi, soprattutto ora che è stato aperto il supporto agli SSD esterni che richiedono a loro volta un dissipatore ulteriore per contenere la temperatura. Evans non ha dubbi. Questa revisione a parità di prezzo è decisamente peggiore dell'originale e per quanto credo non sia un cambiamento da poco, voglio pensare che certe decisioni siano state prese prendendo in considerazione tutti gli scenari possibili. In ogni caso, se mai diventeranno disponibili in negozio, potrete riconoscere le revisioni dal seriale riportato sulla scatola. Quindi, non si sa mai, state attenti. Neanche il tempo di dire addio a Travis Touchdown che Suda51 parla già di futuro. Cosa possiamo aspettarci dal creatore di No More Heroes e dal suo studio Grasshopper? Durante una live stream tenuta da IGN, Goichi Suda ha risposto a parecchie domande. E quando interrogato sui progetti futuri, il game designer ha parlato di ben 3 nuove IP attualmente in sviluppo che verranno pubblicate nel corso dei prossimi 10 anni. Ci sono anche altri piani, come la possibile collaborazione con Swery per la realizzazione dell'horror Hotel Barcellona, ma tra i tanti desideri di Suda51 spicca in particolare la voglia di realizzare un gioco con protagonista Deadpool, che a pensarci bene sarebbe l'eroe perfetto per mettere in scena la follia creativa di Suda51. Quello con Marvel potrebbe poi non essere un matrimonio così impossibile, visto che lo stesso vicepresidente di Disney Games, Sean Shoptow, durante il DICE Summit del 2020 aveva commentato gli ottimi risultati di Jedi Fallen Order e Marvel Spider-Man, dimostrandosi abbastanza favorevole nel dare in licenza altre IP Marvel a studi esterni. Voi la vedreste bene una collaborazione tra Suda51 e Marvel? Vi piacerebbe il ritorno di Deadpool nel mondo dei videogiochi? E chiudiamo con un rumor abbastanza verosimile. Nintendo starebbe per annunciare Switch Pro. Ah no, quelli sono rumor vecchi, no, non c'entra niente. Dicevamo, un leak potrebbe aver svelato con qualche giorno di anticipo i giochi del PlayStation Plus di settembre. Cosa ci aspetta per questo mese? Giochi dati gratis agli abbonati al servizio online di Sony sarebbero Overcooked All You Can Eat Edition per PlayStation 5 e Hitman 2 e Predator Hunting Grounds per PlayStation 4. A riportare la notizia è il sito francese D-Labs, che in passato ha già anticipato correttamente le offerte mensili di Sony, quindi è probabile che questi siano i giochi di settembre. Voi poracci cosa ne pensate? Attenti perché Overcooked è un piccolo gioiello multiplayer. Tra l'altro, questa versione comprende entrambi gli episodi della serie e tutti i DLC usciti nel corso degli anni, mentre Hitman 2 è uno di quei titoli che sarei curiosissimo di provare, ma che non ho mai avuto l'opportunità di giocare. E Predator Hunting Grounds? Beh dai, è gratis, no? Tutto sommato un mese non stellare ma decente, che può far felici diversi videogiocatori. E voi sareste soddisfatti di questi 3 giochi? Questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto per discutere assieme delle notizie del giorno. Noi ci vediamo domani per un nuovo video, nel mentre mi raccomando fate i bravi e nerdate duro. Io sono il Poro Kid, Michele Pool. Ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!
Kid Icarus, no, Kid Icarus non si può sentire. Mi prendo la responsabilità di dire Icarus.